E loro sono i bimbi che stavano alla limiera, Cicca e Miki, che si sono inglobati con altri bimbi. E questi sono, ma Tony, non abbiamo ancora dato un nome a questi due ultimi bimbi. Uno è dove l'altro? Eccolo qui. E c'è niente, c'è sempre questo egocentrico in mezzo. Stanno seguendo papà Tony, che sta sistemando le coperte. Che si mangiano sempre. Che si mangiano sempre. Buongiorno, buongiorno. Ci servono due nomi. Che c'è? Ci servono due nomi. Le due piccoline ultime recuperate. Eccole là. Eccole. Loro hanno uno spazio chiuso per quando sono sole, ma ormai si sono abituate ad uscire e sono state inglobate in questa banda. Certo, solo finché piove, perché presto acquisiranno uno spazio esterno, come è giusto che sia, perché i bambini devono prendere il sole. Il sole aiuta a sintetizzare la vitamina D, importante per le ossa, giusto? E adesso poi daremo loro i nomi e li proporremo tutti insieme, ma potete già cominciare a guardarli e a sceglierli. Cicca e Miki poi sono in attesa di una richiesta, possibilmente insieme, e invece in questo momento è tutto molto fermo ed è tutto molto triste, perché loro, seppur sono qui contenti e divertiti, hanno bisogno di un amore esclusivo, come dico sempre, e quindi di una casa e di una mamma per sempre. Guardale, si è messa in posa. Siete meravigliosi, veramente meravigliosi. Tu che c'entri, Snoopy? A te non ti adotta nessuno. Abbiamo provato a fare un miliardo di video per te e non si capisce perché. Sei giovane, bello, simpatico e anche di taglia medio piccola. Ciao a tutti da questa movimentata casetta.